Alla riflessione sulle cifre e statistiche che illustrano la salute dell'economia e della società piemontese è dedicato il pezzo di copertina del secondo numero di Notizie, il magazine della Regione Piemonte, presentato venerdì 29 giugno a Palazzo Lascaris. Nell'occasione è stato ospitato un convegno per analizzare, con l'aiuto di alcuni esperti, come il Piemonte sta attraversando la crisi e quali sono le prospettive per la ripresa di questo territorio. La qualità della vita è un concetto importante e non è un concetto di per sé nuovo. Quello che c'è di nuovo è un nuovo sistema di misurarla e poi per Notizie della Regione Piemonte abbiamo, diciamo in un certo senso in esclusiva, verificato negli ultimi 5 anni gli spostamenti principali relativi delle province piemontesi. Vediamo che ci sono province che hanno fatto dei passi in avanti e altre purtroppo dei passi indietro. Mentre Cuneo continua a rimanere prima, Biella e Alessandria hanno fatto dei significativi passi in avanti grazie soprattutto al miglioramento nei campi ambientali e della sicurezza, e Torino, purtroppo la provincia di Torino, dei passi indietro. Piemonte è molto esposto perché ha ancora un forte nucleo manifatturiero e si riscontra una spaccatura molto netta tra i produttori che operano per il mercato internazionale, che in qualche modo se la cavano ancora, e quelli che sono rivolti prevalentemente al mercato interno, dove la flessione della domanda è veramente molto forte. Purtroppo per attendere una trasformazione di questo quadro e per avere un'indicazione di possibile miglioramento, dobbiamo attendere tra la fine dell'anno e le prime battute del 2013.